Ciao ragazze! Guardate chi vi ho portato, buonasera. La mia amica! Allora, vi faccio vedere un attimo Alessandra, perché Alessandra deve andare a dormire, quindi così li vedete tutti e due insieme, questi compagni di nascita, eh? Questo ciuffo! Mamma Pietro, saluta! Pietro ha preso il Si fa gli posto di affari suoi. Alessandra nel seggiolone, anche perché da qualche parte bisognava anche farlo accomodare. E quindi adesso, lancio del ciuccio preso, la metto a nanna e torno. Buonanotte! Allora, il cucchiaino l'avevo preso, sì. Sì. Mettiamoci lo zucchero, prima che diventa freddo. Ho addormentato Alessandra. Ah, Io stai già vieni qua, adesso registrando? sono... Sì. Sì. Ok. Sono efficiente. Lo zucchero non l'avevi messo, vero? No. Ok. Uno è un po', visto che è Uno è un po', piccolino, giusto perché non ci sono ma se abbastanza dolci. allora Abbastanza un dolci. piccolo teppista è rimasto, l'altra è andata a dormire. Così finalmente ci veniamo a salvare. Poi le ho offerto una fetta di di Fondant au fondant, chocolat. esatto, che ho fatto ieri. Ne ho avanzate giusto due fette per questa occasione. Però dillo che hai dovuto combattere con Riccardo. Esatto, no, dimenticavo questo dettaglio. Aspetta che... Ecco, così è più equilibrato. Aspettate che lo sposto un po' più in là. No, sì, no. Sennò si E quindi mi aggrappa. devi dire com'è. Adesso lo assaggiamo. A parte il buco che non mi chiedere perché è venuto, ci sono dei... Hai messo il lievito? No, è quello che dico. Ma io mangio con le mani, Ma mi mangia con le spiace. mani, che devi fare? La forchettina. È così. Buona, molto Ti buona. piace? Era più buona tiepida, ti assicuro. Ah, io i dolci non li so fare, quindi quando li faccio, tipo l'avessi fatta io sarebbe Sì, venuta che lo tutta sai secca. fare, No, te dai. lo giuro. Ma se segui passo passo, come fai a non riuscire? Viene una cagata. Io sono così con la pizza. No, a me Io invece la la pizza pizza. viene bene. Ecco, allora insegnami a fare la pizza E e tu ti mi insegno insegni a a fare fare i la dolci. torta. No, No, perché facciamo. facciamo uno Allora, io scambetto. seguo passo passo la ricetta e tutto. C'è stato, allora, quando ero più piccola, quindi quando andavo a scuola, così, c'è stato un periodo che facevo sempre dolci e mi venivano bene. Facevo tipo le torte anche con la panna, che le... Sì. Poi Pasticceria. non so cosa è successo. Pazza. È degenerata la Quando cosa. ho conosciuto Dima, in realtà, non so Dima è il perché. suo compagno. E quindi, boh. Che poi, giusto per non farci mancare nulla, già che voi dite che io devo mangiare meglio, no? La mia amica mi ha portato giusto due cannoli al cioccolato. Se mi sente Ricky, ho detto cannoli e non cannoli con tre N. E ferro di cavallo al cioccolato. Ero indecisa tra i due, ma sai che c'è? Tutte e due. Prendiamoli tutte e due. Eh già, hai ragione, Pietro. Sono cose della vita, Don Pietro. Guarda. E tu sei un uomo, Esatto. quindi vedi te. Dovrebbe andare ancora meglio. Allora, ci avete chiesto giusto qualche curiosità? Quindi adesso vediamo Alessia come se la cava. Passaparola. La fotosintesi. Per me la cipolla. Allora, prima domanda è: vi vedete spesso? Allora, dipende. C'è stato. Cos'è? Adesso sono mesi che non ci vediamo. No, Guarda che è da vedi? settembre. Ah, settembre. Io sono andata in vacanza a settembre, non ci siamo più viste. È Perché poi stava male Alessandra, poi sei stata male te, poi sono stata vero, male è vero. Però perché ci sono stati delle No, se vicende. no, bene o male, se si riesce una volta a settimana, una ogni due. Una ogni due direi che è la media. Mi hai aiutato. Coccoline. Quindi, se si può, sì. Tendenzialmente uno ogni due, a volte con i bambini,
capitata una serata che abbiamo fatto insieme. È capitata una serata bambini. Che abbiamo fatto insieme e basta. E ci siamo divertite. Sì. Siamo andate a berci una birra. Hai finito? Ah, no, ce no. l'ho ancora. No, no, non so. Cosa assaggiamo dei due? No, fai tu. Decidi tu. Io andrei di... Ferro di capo. Stavo cantando, mi stavi guardando. Ma non lo so, ci sto pensando. Però vado più per i biscottini, perché con il caffè... Sono più sfiziosi. Esatto. Quindi a questo abbiamo risposto. Poi, dentini, come state affrontando questa fase? Allora, io diciamo che da poco che sono spuntati i miei dentini. Non ho visto ancora. Che non si amore, fa vedere. Ma anche lei non si fa vedere, solo se ride gli escono. Comunque lui non c'è, cioè, ha bucato la gengiva, uno un po' di più, uno un po' meno degli incisivi sotto. Ok. E diciamo che quando doveva bucare la gengiva era bello nervoso. Già, cosa stai? Nada. Nala no, già di suo lui è abbastanza nervosetto, che non sta mai fermo, è un po' irrequieto. Come quindi, ogni maschio che si rispetta. Quindi già, poi cioè, ancora già di più, hai fatto bene. Ancora di più con i denti, quindi insomma, lo affrontiamo come viene, devo dire. Io vi dico, Alessandra è molto molto tranquilla, quindi non ogni tanto un po' rugna, ma niente di... Cioè, non mi lamento. Guarda, lunghi così quando la cambio, c'ha cioè, le liane, no. Beh, anch'io chiamo lui Gypsy, che è il mio cane ogni tanto, quindi... Ci sta. Comunque mi ispirano un botto questi. Avete fatto parto cesareo o naturale? Naturale. Lei si ricorda? No, lei non si ricorda perché io avevo già partorito. Lei è entrata il giorno, la mattina dopo che io ho partorito. Ma io le sue urla me le ricordo tutte. Io una vergogna, ho detto ma no, ma perché non sapevo bene a cosa andavo incontro, no? Tre al prezzo di uno. Come vedi? Non sapevo bene a cosa andavo incontro, quindi boh, ero lì, ci siamo conosciute lì, ero abbastanza tranquilla ancora. Le prime contrazioni che non avevo, chissà che male, no? Però già non avevo fame, se ti ricordi. È vero. Non mangiavo. Perché era arrivata la tizia con il carrellino. Ti ho detto, vuoi qualcosa? No, non mi va, non mi sento. Avevo il mio pranzo anche. Mi aveva portato pure a me. Però non ti andava. Che non avevo chiesto, però vabbè. Forse qualcosa avevi mangiato. Una fruttina. Perché ti avevo detto, poi sei stanca, hai fame. Io non sapevo cosa andavo incontro, no? Poi dopo un po' era, cos'era, l'una e mezza, le due, quindi le prime proprio contrazioni forti, ho iniziato a urlare come una matta ed ero in bagno, poi tu vabbè, facevi avanti e indietro, non eri sempre in camera, no, è vero, non sbaglio. Perché c'era, lei era al nido. Ma già era al nido, no? Non la per le prime visite. Le prime visite. Sì, no, sì, però non andava avanti e indietro. Cioè, non all'inizio, non proprio per che stava lì ferma come è stata. No. E quindi non sapevo bene a cosa andassi incontro, allora non si era nutrito. Poi le ho chiesto scusa, le ho detto scusami per le urla, perché no, ma che scusa, io tra l'altro vergogna, ma poi tutto il reparto. Ma la cosa stupida è che uno si imbarazza tanto perché pensa che se pensi di essere solo tu che urli. Sì. Poi io quando ho sentito lei ho detto ma allora è normale urlare così, che nonostante fosse il secondo figlio, perché non mi ricordavo più. Infatti ho detto mamma che vergogna, però in quel momento non me ne fregava quasi niente. Io quando sono arrivata avevo una antipaticissima istanza, con gli occhialetti, sai quelle sul naso tipo prof, no? Che capirai, già tra un po' mi vergognavo a dirle buongiorno, perché lei salve. Proprio mamma così, sì. Aveva già il bambino, quindi avevo un'invidia spropositata perché lei aveva già finito la tortura cinese. E quindi, mamma mia, no, è stato però una bella esperienza. Ho detto, madonna, se urlo mi vergogno con questa qua. Ti già rompi i coglioni un po' perché la saluto. No. Vabbè. Beh, come quella, ti ricordi i giorni dopo che avevamo partorito e avevamo i bambini al nido? Ed era arrivata una che probabilmente doveva fare il parto cesareo, no? Ed era nella stanza davanti a noi. Noi eravamo io, lei e l'altra mamma che stavamo parlando, ma tranquillamente nel corridoio. Questa si è alzata nell'altra stanza, ha sbattuto la porta dicendo anche qualcosa. Sì, sì. Dai, avete finito. Se rompi. Che poi parlavamo piano. Ma sì, ma al di là di tutto. Ma poi siamo nel corridoio, non è che dici.
cioè chiudi la porta in una maniera. Ma poi maniera... neanche le doglie, cioè che cazzo. Sì, infatti, neanche... Vabbè. Cosa vuoi? No, ma ci sono rimasti, vede che era nervosa per qualcosa, cioè ha proprio sbattuto la porta. Sì, sì, no, infatti ci sei rimasto un attimino. Vabbè. Con l'altra ragazza che aveva fatto il corso preparato. Prendo l'acqua. Non so sete. Hai sete? Sì. Ah, ok. Non avevo capito. Pietro? Vabbè, è così. Che dobbiamo un fare? Tempo così, questo bimbo. Arrivo, Sì, sì. Noi stiamo combattendo qua. Quanto sono buoni i ferri di cavallo? Buonissimi. Buonissimi. Infatti ora smetto perché ne ho già mangiati tre, tipo. Vabbè. Vabbè, io la prendo la bottiglia. Non faccio niente. Adesso ti viene pubblicità all'acqua. Allora. Poi c'è. Io mangio un cannolo invece. Vai, vai di cannolo. Meno male tu l'hai detto bene. Guarda. Siete giovanissime, sorridenti in questa foto. Mm-hmm. Vedete col ciuccio. Mm-hmm. Dove trovate tutta questa allegria? Penso bella sia, domanda! Sia la mamma che ci ha fatto questa domanda, credo, non lo so. Bella domanda, boh. Non lo so, forse perché siamo pazze. Ma perché? Sì, perché. Perché devi essere triste. Perché tanto, esatto. Ah, tanto già la vita di per sé ti mette davanti a delle cose che. Pietro mi vuole rubare il braccialetto. Grazie, mi raccomando. No, tanto sono abituata. No, ragazzi, alla fine. Che dobbiamo fare? Piangerci addosso tutti i giorni? Meglio farsi una risata tra amiche, poi quando ci si vede. Si sdrammatizza sulle vicissitudini dei bambini, dei mariti. Che dovrebbe di più. Allora, Roby, ti ha dato forza il fatto di avere una persona in ospedale che fosse nella tua stessa situazione? Sì, ma bisogna trovare. Lei che mi ha dato forza a me, in realtà. È quello, sì, però poi quando era nato anche a te. Sì, ci siamo fatte forza perché lì eravamo nella stessa situazione. Io okay. Mi ricordo il primo pannolino che ho cambiato a lui, che non sapevo cosa fare, gli ho chiesto cosa devo fare. O anche quando è andato il primo libero, come devo fare, come glielo devo dare, ho paura di strozzarlo. Allora mi ha dato una grossa mano. Ha beccato la so tutto io della situazione perché ne avevo già uno prima, poi Alessandra ne ha approfittato perché ne ha proprio fatto bene le cose. Mi sto punendo su mio figlio, e vabbè, tanto la metto. Però per assurdo io quando tu sei andata via che sono rimasta lì sono stata di un male. No. perché tutto Pietro, butta tutto per terra. Come sono sti cannoli? Buonissimi, assaggiane uno. Allora ne assaggio uno, poi mi fermo perché è troppi dolci. Stasera mangio insalata. Stasera insalata. Io posso essere sushi. Ecco. Forse, no, mi sa di no. No, mi sa di no, domani. Ma neanche, tra un mese. Dobbiamo fare una volta sushi, Ma nel senso di farlo? Ti insegno. Volentieri. Ma dico anche un giorno, sai che faccio? Mi organizzo. Ma dobbiamo organizzarci in quattro, che così loro si guardano i bambini e noi facciamo sushi. Esatto, io porto la pappa già sua, già pronta, così senza che sai vengo dopo che gli do. Esatto. Tanto bene o male facciamo i turni, prima uno, poi l'altro. Volentieri. Quindi, diciamo. Quando lei se n'è andata, io ho tenuto duro, appena ha girato l'angolo della porta ho cominciato a piangere. Ti avevo lasciato quella la ma te la pianta! Questa pianta non so come portarmela, te la regalo. Mamma mia, povera. Che poi io l'ho lasciata lì perché io ho detto ma no dai figurati, è rimasta lì, la tizia arriva, questa di chi è? E faccio della ragazza c'era prima, la butto, e faccio no che butti, dammi a me allora, va. Comunque le infermiere erano brave, le OS, quelle lì, ti ricordi quelle che ci davano? Quella non era una OS, no, era un'infermiera, quella la stronzetta, quella là era quella del nido. Infermiere, no, però ti ricordi anche che la mattina tutte carine e gentili, la sera che ci portavano la cena, no, vabbè, scusa. Sì, sì, beh, dopo la intera giornata erano esaurite anche loro, però ci sono trovate bene, io mi sono trovata ad sì. Ospedale, il primo figlio l'ho partorito nell'altro, Maria Vittoria, no, anche no, beh, abbiamo fatto il parto con la stessa ospedale, mi è piaciuto,
Poi avrò avuto sfiga. Con Graziella, tutte e due abbiamo partorito. No, io ho partorito con... Hai iniziato con Graziella? Quella con gli occhiali. No, sì, ma non è vero. Ti ha fatto nascere Graziella? C'era lei. Sai che viene in chiesa? Ma dai, sono in chiesa. Al battesimo. Non in chiesa perché dopo non ce la fa, però viene col marito, mi pare il figlio. Però sono in chiesa. Viene, cioè lei, c'era lei e poi c'era un ragazzo. No, oh. Quello lì è quello che mi ha fatto la manovra il giorno prima che mi è venuto il travaglio. Sì, ma un male porco. Allora, poi invece nell'altra foto, di dove siete, entrambe di Torino, quanti anni hanno i vostri bimbi? Anni ancora no. 8 mesi. 8 mesi lui, 8 mesi Alessandra e 7 anni l'altro mio figlio. E basta, sono finite le domande. Amore. Ciao ciao. Schiaffi da figlio. È così. Che stanchezza. Amore. E allora un sorriso da, per mamma. Ma tra l'altro Alessandra ha imparato a mandare i bacini, ma l'avrete visto nel vlog precedente. Si gasa così, tipo di tutto. Vabbè, noi speriamo che questa merenda in compagnia tra amiche vi abbia fatto piacere, amiche mamme, vi abbia fatto piacere. Faremo altre cose. Faremo anche altre cose, faremo un vlog serale, ci andrebbe, un'uscita quando delle nostre. Quando siamo in macchina ad ascoltare. Esatto, che poi la sua macchina è troppo forte perché ha le luci blu, sembra di essere in discoteca, c'ha il tettino, il tettuccio, il vetro, insomma, non apribile, ma il vetro, quindi fa mi piace un sacco la sua macchina, è veramente carina. Che adesso è carrozziere. Ecco, vabbè, vi porterò a fare un giro sulla sua macchina. E niente, noi vi salutiamo tra pappe e pappine lattucci. E alla prossima. Ciao. Ciao.